maggiore. Infatti il disegno, se voi lo guardate bene, ha una condizione di scorrevolezza diversa da quella di dietro. Quindi questa qua serve per avere un grip, quella davanti deve essere più scorrevole. È anche vero che questa bici qua è molto forte nelle salite, ma nelle discese diventa pericolosissima, perché questo lavoro qui dovrebbe essere davanti nelle discese. Sì. Quindi quello che abbiamo dietro dovrebbe essere avanti e anche qualcosina dietro per fare una buona discesa ad alte velocità. Ecco perché dicevo prima che il compromesso non esiste: o ti fai una bici da salita o ti fai una bici da discesa. Poi noi siamo ignoranti comunque. E ci facciamo le bici miste. Sì, facciamo le bici che ci permettono di affrontare sia salite che discese comunque nel miglior modo possibile. Esatto. Quindi andiamo a scegliere delle tipologie di gomme che veramente vengono studiate in modo molto approfondito proprio per andare a, ad affrontare tutti questi sentieri tecnici che comunque la Silas ci regala nella massima sicurezza. Come diceva Bruno, sì, una discesa è una bicicletta, pardon, che in discesa si presenta molto più nervosa rispetto magari a una bicicletta da una full, una bicicletta da enduro, ma che comunque in ogni caso ti permette di divertirti con la massima sicurezza. È chiaro, anzi mi allaccio a un altro argomento molto importante che si sposa in pieno col discorso gomme, che è quello delle sospensioni. Come abbiamo detto anche nei video precedenti, la bicicletta da cross country è completamente diversa da una bicicletta da enduro o da mountain, proprio per le geometrie che presenta il telaio e sia per le escursioni differenti delle sospensioni. Questo perché le biciclette da cross country vanno da 80 ai 120 mm di escursione sull'anteriore. In questo caso abbiamo una bicicletta da 100 mm solo sull'anteriore. L'escursione è questa qua. Sì, sì, l'escursione sarebbe la forcella anteriore. Questa è l'escursione. Questi 100 mm sta per 10 cm. Per 10 cm, esatto, esatto. Quindi riesce ad affondare per 10 cm, che per quello che facciamo noi, cross country, è più che sufficiente. Cosa che magari per una bicicletta da monte o enduro, no, si parla da un minimo di 130 fino ai 150 euro. Sì, sì, lì da, molto più, arriviamo anche a 180. Quindi ammortizza sia sul davanti che sul di dietro. Quindi lì poi entriamo veramente in un campo molto più tecnico. Diverso, quindi, sì. Molto diverso. Sì. Poi la cosa fondamentale, chiudo il discorso perché secondo me abbiamo parlato abbastanza in modo approfondito del discorso, è che sono sospensioni ad aria, cose che fino a qualche anno fa erano impensabili. Esatto. Prima c'erano delle sospensioni a molla, quindi che garantivano una rigidità maggiore sugli abballamenti, anche se erano forcelle di alta qualità, non potevano mai competere per quanto riguarda sia a livello di peso che di sensibilità rispetto alle forcelle ad aria. E sia per quanto riguarda il comfort di guida, che mi pare ovvio, con una sospensione ad aria e ad olio è superiore rispetto a un forcellone di una volta. Eh sì, 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 c'è un compromesso tra l'idraulica e l'aria. Certo. Ecco, se vogliamo spendere due parole per quanto riguarda il SAG e il Reban, sono due cose molto importanti da regolare nella sospensione, perché queste due cose qua ti salvano la vita nelle discese. Ecco, il SAG è quella cosa lì che regola la quantità del tuo peso. È un precarico, come è un precarico sulla forcella. Allora, il SAG sarebbe a dire quanto è morbida questa forcella, quanto è reattiva in base al tuo peso. Questo lo puoi regolare mettendo una certa quantità di aria, sì, dentro la forcella. Ok. Il SAG è questo qua, noi lo regoliamo da qui, questo piccolo anello qua, vedete? Uh-huh. Allora, si pone qui alla base. Allora, il SAG si regola così, si mette qui a zero, quindi si pone nella base, e poi ci mettiamo in condizioni di pedalata, insomma, se abbiamo lo zainetto, l'acqua, tutte queste cose qua, le mettiamo sulla bici,